elezioni precedenti abbiamo visto, abbiamo parlato di statistiche, ci chiediamo su quelle informazioni che noi abbiamo definito circa regioni prevalentemente, e in particolare se il riferimento alla popolazione possa essere fondato matematicamente in modo un po' rigoroso. I fondamenti rigorosi di questa della statistica si trovano nella teoria della probabilità. Più, se vogliamo, una cosa, la questione del random sampling, del campionamento casuale, sul quale ritorno poi dopo. Allora, come possiamo definire intuitivamente la probabilità? Questa è una definizione sulla, con la quale voi siete ad usi, diciamo. Voi dite, beh, la probabilità la definisco così, ho un certo tipo di un certo esperimento. Presumo di poter fare tanti, ripetere tanti volte questi esperimenti per misurare una certa cosa, per esempio l'assenza di precipitazione, e mi posso chiedere per esempio quante sono le volte che l'altezza di precipitazione in questo caso è minore o uguale ad un certo valore, per esempio 35 mm se sto misurando precipitazioni, che ne so, orarie. Allora faccio un rapporto tra il numero di casi favorevoli in cui la precipitazione è inferiore a 35 mm e il numero di casi totali, il numero di casi in cui ho osservato la precipitazione. Faccio questa estrapolazione e presumo che la precipitazione la possa misurare un infinito numero di volte. Questo limite è la probabilità. Un numero compreso tra 0 e 1 che rappresenta la frequenza probabile con una sorta di però ritorno di tautologia del termine in cui uso la probabilità più volte e con significati diversi, è la probabilità di ottenere questa quantità di altezze, una frazione tra 0 e 1. Questo tipo di definizione, che si definirebbe frequentistica, cioè la probabilità, alla fine si definisce sulla base di, tra l'altro, di un esperimento fisico di qualche tipo, che può essere anche concettuale, ma comunque che immagina un esperimento, però non è assolutamente priva di indicazioni, di problemi, perché per esempio nel caso proprio delle precipitazioni, io preparo questo esperimento, ma devo, tra virgolette, curarmi anche del fatto che la probabilità con cui estraggo il mio dato rimanga sempre invariata nel corso dei vari esperimenti. Cosa che, per esempio, proprio in questo caso non è assicurata, perché se c'è cambiamento climatico, la probabilità con cui io estraggo una certa altezza di precipitazione cambia nel corso del tempo. Quindi se io i miei esperimenti li performo nel corso del tempo, scusatemi la parola, e la probabilità cambia. Quindi definirla in questo modo si presta ad ambiguità, in cui devo garantire che per ogni esperimento la probabilità mi rimanga sempre quella, e allora la sono in grado di calcolarla, ma così non ho definito la probabilità, anzi l'ho usata per definire il modo in cui la calcolo. Però si può definire in un modo più rigoroso. Il modo più rigoroso per definirla è quello di definire alcune quantità nell'ambito della teoria degli insiemi. Ah, pensate bene che prima degli anni 40 del secolo scorso, cioè non più tardi di 80 anni fa, questa definizione non era ancora compiuta. È Kolmogorov che nel 1940 più o meno rende la teoria delle probabilità, che prima era un oggetto un po' tra la fisica e la matematica, una teoria assiomatica. E dice, definisco uno spazio di eventi. Come è fatto questo spazio di eventi? Beh, è un insieme di insiemi. Come sono fatti questi insiemi, questo spazio di eventi? Beh, è chiuso rispetto alle operazioni di unione e di intersezione. Se prendo due elementi di questo insieme e li unisco, l'elemento che ottengo deve essere parte di quell'insieme. Se faccio un'intersezione, l'elemento deve
essere ancora parte di questo insieme. Se faccio un numero infinito di unioni di intersezioni in tutte le più svariate combinazioni, tutti gli elementi devono appartenere a quell'insieme. Questa cosa che vi ho descritto in maniera così alla mano è il concetto di sigma algebra, cioè quindi deve avere una certa struttura algebrica questo insieme. Omega piccolo è un evento dello spazio degli, è un evento degli spazi degli eventi e A è un insieme di eventi. Detto questo, quattro sono gli assiomi della probabilità. Il primo mi dice che la probabilità di un elemento A è un numero maggiore di 0 o può essere uguale a 0. La probabilità dell'insieme omega nel suo complesso, l'unione di tutti gli insiemi, deve essere 1. Quindi la probabilità, questo mi dice, i primi due assiomi mi dicono, deve essere un numero compreso fra 0 e 1. Qualsiasi sia l'insieme di base, io lo posso mappare nell'intervallo 0-1. Se io do due insiemi disgiunti, AI e AJ, che appartengono ad omega, disgiunti significa che la loro intersezione pare l'insieme vuoto, allora la probabilità dell'unione dei due insiemi è uguale alla probabilità del primo insieme più la probabilità del secondo insieme. La probabilità dell'insieme vuoto è 0. Tutto qua. Non c'è niente di particolarmente difficile. Però è ancora tutto molto astratto. E che cosa possiamo ricavare da quei quattro assiomi lì? Certamente si possono dimostrare tutta una serie di teoremi. Io qui sono interessato non a dimostrare i teoremi, ma a darvene una spiegazione, se volete, qualitativa. Per ottenere questa spiegazione qualitativa utilizzo una parte del piano. La parte del piano è un insieme, giusto? Sottoinsiemi di quell'insieme sono altri sottoinsiemi. Quindi il mio insieme in questo caso è il mio insieme omega e tutto il triangolone giallo, il triangolone, rettangolone giallo. In questo caso possiamo pensare alla probabilità che l'area totale è 1, quindi la probabilità è uguale all'area totale del rettangolone giallo ed è uguale a 1. La probabilità dell'insieme A è pari all'area di A, è un numero compreso tra 0 e 1. La probabilità dell'insieme complementare di A in omega, che è tutto il rettangolone, sarà 1 meno la probabilità di A. O viceversa, la probabilità di A è uguale a 1 meno la probabilità del suo insieme complementare. Se io ho due insiemi e uno qui ci manca un uguale, è minore o uguale, è un sottoinsieme, se A è sottoinsieme di B, allora la probabilità di A è minore della probabilità di B. Per esempio, A è un triangolo completamente contenuto in B, la probabilità di A, qualsiasi sia l'omega più grande, quindi l'area che la contiene, che definisce qual è l'unità, è uguale a 1. Cioè è uguale. Se ho due insiemi A unito a B, A e B, e li unisco, qual è la probabilità di A unito a B? Beh, consideriamo questo pentagono, la sua area di nuovo è, rappresenta la probabilità di A, consideriamo l'insieme B, la sua area è la probabilità di B. Per esempio, se sto giocando a freccette, tutta la slide è il mio spazio degli eventi, le freccette devono colpire A e B e voglio calcolare, assumendo che io distribuisco uniformemente su tutto il sistema, la probabilità di prendere A e di prendere B. Qual è la probabilità? Allora, la probabilità di A è uguale all'area di A, la probabilità di B è uguale all'area di B, la probabilità di A più B, con
allora sarà uguale all'area della figura che ottengo, ma nell'area della figura che ottengo c'è una parte di intersezione. Quando conto separatamente le aree di A e di B, l'intersezione viene contata due volte e quindi la devo sottrarre una volta per ottenere la probabilità dell'unione di due insiemi. Quelle lì sono la probabilità di uno spazio continuo, definite su insiemi di R quadro. Posso definire anche delle probabilità su elementi discreti, questa è una cosa a cui voi siete abituati, lancio dei dadi, lancio di una moneta testa o croce 0-1, l'insieme è due casi 0 e 1. Questo non significa che questo sia il mio spazio degli eventi, perché se io la moneta la lancio tante volte e considero per esempio il risultato sul numero diciamo di 100.000 lanci, il mio spazio di eventi sarà una stringa che tiene conto di 100.000 0 ed 1 o 0 ed 1 se preferite. Quindi la definizione dello spazio degli eventi ha anche questa caratteristica, cioè dipende dal tipo di esperimento che io faccio. In questo caso ho 7 elementi. A 7 elementi io, a ciascuno dei 7 elementi, ho associato una probabilità. Per esempio P1 P1, P2, P3, P7 hanno probabilità un quinto, P4, P5 hanno probabilità un ventesimo e P6 probabilità un decimo. Allora fare calcoli di base sulla probabilità è estremamente semplice. Qui è particolarmente semplice perché l'esempio è con insiemi discreti e anche finiti, non infiniti. Quindi per esempio considero un insieme A che è composto da 1 e 2 e 3 manca è 4 e 5 e 6 manca è 7. Qual è la probabilità di questo insieme qua? Beh, tutti gli insiemi in questo caso sono disgiunti per definizione, quindi la probabilità non è altro che la somma delle probabilità, 0,75. La probabilità, ho un insieme B e la probabilità di B è 2, 3, 4, 5 e 7, lo stesso, la probabilità è 0,65. Adesso potrei fare delle cose più complicate, però considerando l'insieme A intersecato B. Allora l'insieme A intersecato B sarà dato da che cosa? Da E2 e 3. E quindi qual è la probabilità di A intersecato B? Sarà la probabilità di E2 più la probabilità di E3. Questo per dirvi che in realtà il calcolo delle probabilità è sempre un po' di questo tipo, cioè un calcolo automatico che può essere fatto in maniera semplice. L'elemento fondamentale della probabilità, però anche della teoria delle probabilità, è che la teoria schematica della probabilità non mi dice come devo definire quella probabilità lì. Se io sto studiando un fenomeno fisico e voglio la probabilità di un certo fenomeno fisico, assegnare la probabilità di quell'accadimento significa saper descrivere la fisica di quell'accadimento, sia pure in termini casuali e aleatori. E allora significa che prima di assegnare la probabilità devo aver risolto un sacco di problemi, e in particolare il problema principale per noi che è determinare la fisica di un certo fenomeno, per esempio di precipitazione, ma potrebbe essere anche riportato di altre cose. Quindi dobbiamo tenere teoria assiomatica sì, ma la teoria assiomatica non ci dice nulla su come assegniamo poi questa funzione. Le probabilità da questo punto di vista, da un certo punto di vista, sono tutte probabilità condizionali. Cosa significa condizionali? Significa che una certa probabilità può avvenire, cioè in genere è dipendente da una serie di altri fenomeni. In questo caso, dal punto di vista formale, si indica la probabilità condizionale con una barretta verticale e i termini che stanno a destra della barretta verticale stanno a significare tutto quello che si conosce a priori della probabilità.
cioè la conoscenza a priori del fenomeno che mi ha permesso di associare una probabilità al mio fenomeno. Se lo posso scrivere anche come qui, dico in questo caso che l'evento X è condizionato ad Y. Attenzione, come dicevo prima, condizionato non significa causato da. I rapporti di causalità sono esterni alla teoria tradizionale della probabilità, la quale misura associazioni fra elementi. Possiamo considerare il prodursi contemporaneo di due eventi. Per esempio l'evento A e l'evento B. Prima l'avevamo visto nelle serie discrete, adesso lo vediamo di nuovo su un evento rappresentato dal piano. Il nostro insieme omega è questo rettangolo grande. L'area di questa è espressa in unità del rettangolo grande, la probabilità del pentagono, l'area del quadrato e la probabilità del quadrato, come prima. Io voglio verificare se quando si verificano contemporaneamente, sbagliato, vuol dire contemporaneamente, perché qui già implico tra l'altro una sequenza temporale, quando la probabilità e come la probabilità di A e B sono associati. Beh, la probabilità si chiama in questo caso congiunta, che è rappresentata dall'intersezione dei due elementi e si indica anche così. Ho due sottoinsiemi e guardo la probabilità congiunta, non contemporaneamente ma congiuntamente. Per cercare di spiegare quello che voglio spiegarvi tra un attimo, separo il concetto di probabilità col concetto di misura. In qualche modo la probabilità congiunta di A e B è uguale alla misura di A intersecato B diviso la misura di omega, tutto insieme grande, che rappresenta il mio insieme di riferimento. Ora, il problema che vi voglio illustrare è cercare di capire cosa significa la probabilità di A condizionale a B. Probabilità di A è una probabilità di A, un numero che varia tra 0 e 1 in ogni caso. Quindi la probabilità condizionale non ha niente a che vedere con il valore della probabilità che io ottengo, che è sempre un numero tra 0 e 1. Ha a che fare con la struttura del dominio. Mi dice che io so che B avviene, avverrà, è avvenuto, avviene in contemporanea, però avviene. E allora posso dire che la probabilità di A congiunto a B è uguale alla misura di A intersecato a B, e lo potrei scrivere come la misura di A intersecato a B rispetto alla misura di B. Questo elemento qui è una quantità che varia tra 0 e 1 e misura una probabilità che avvenga che cosa? A, relativamente al fatto che so che B avviene. E quindi quello che fa la probabilità condizionale è normalizzare diversamente la probabilità non su tutto l'insieme omega, ma solo rispetto alla misura dell'insieme B rispetto al quale l'evento è condizionato. È come se qui la misura di B fosse uguale a 1, cioè potrei tirare via D se la misura di B fosse uguale a 1. Allora B prende nella probabilità condizionale la misura di B, o B prende il posto di omega. Poi mi rimane un altro pezzo qui, che è la misura di B diviso la misura di omega. Ma la misura di B diviso la misura
di omega è per definizione la probabilità di B rispetto all'insieme di A. Quindi ho scritto questa relazione, che la probabilità condizionale di A e B è uguale al prodotto, cioè scusate, che la probabilità congiunta di A e B è uguale al prodotto della probabilità di condizionale di A assegnato B per la probabilità di B. Il ragionamento può essere fatto simmetricamente per B. Posso considerare la probabilità condizionale di B assegnato A. Non c'è nulla che tolga questa simmetria di associazione che c'è tra i due elementi. Quindi posso anche scrivere che la probabilità di A assegnato B è uguale alla probabilità, cioè la probabilità di A intersecato B è uguale alla probabilità di A assegnato B per la probabilità di B. E viceversa, la probabilità di A assegnato B è uguale alla probabilità di B assegnato A per la probabilità di A. Se associo le due equazioni che ho qui, ottengo quella che si chiama regola di Bayes, che mi dice che la probabilità condizionale di A condizionato a B è moltiplicata per la probabilità di B. Queste si chiamano tra l'altro probabilità marginali, queste che coinvolgono una sola variabile, è uguale alla probabilità di B condizionato ad A per la probabilità di A. Di solito la scriviamo in questo modo qua, e su questo aspetto ritorno più tardi. Quando diciamo che due probabilità sono indipendenti. Diciamo che due probabilità sono indipendenti quando la probabilità di A condizionato a B è uguale alla probabilità di A, che è lo stesso che dire che la probabilità di A intersecato B è uguale al prodotto delle due probabilità. Quando le probabilità sono indipendenti, posso esprimere la probabilità congiunta come il prodotto delle probabilità dei singoli elementi. Da un certo punto di vista io induco un problema che è, se vogliamo in questo caso, bidimensionale, chiamiamolo così, cioè due elementi, A e B, lo riduco a due volte a un prodotto di elementi che sono ciascuno monodimensionali. Dopo questo vi sarà più chiaro più tardi. In generale la probabilità congiunta di n, un numero imprecisato, di elementi, di AJ, se questi sono indipendenti, è esprimibile come la produttoria, il prodotto delle probabilità dei singoli elementi. Questa è una macchina potente, perché qui devo trovare una probabilità congiunta, che potrebbe essere una cosa molto complicata, la probabilità che lui sappia sciare e che lei sappia scalare gli alberi, sia una tree climber, e cose molto diverse. Se dico che le probabilità sono indipendenti, la probabilità congiunta è il prodotto delle probabilità. Questo risultato è un risultato che è la generalizzazione di risultati che si ottengono nel calcolo combinatorio, in particolare nella preparazione di esperimenti come appunto il lancio di una moneta, il tiro di un dado e cose di questo tipo, che tutti voi certamente conoscete già. Però attenzione, state attenti al significato di questa cosa. Io provo a darne un'interpretazione sempre geometrica. Questo è omega, la sua area è uguale ad 1. Da omega estraggo due insiemi che poi collego all'interno di omega, perché la definizione di questi insiemi è ben definita quando li ho piazzati dentro omega, d'accordo? Questi qua sono, questo è 1 quadrato 1 per 1, questo è un rettangolo di altezza 1 di altezza e di larghezza 2 terzi, area 2 terzi. Questo è lo stesso quadrato di area 2 terzi, 2 terzi e 1, però orientato in modo diverso.
questi due qual è la probabilità congiunta di ottenere A e B? La probabilità congiunta di ottenere A e B è la probabilità della loro intersezione, cioè l'area della loro intersezione. Questo lato è lungo 2 terzi, questo lato è lungo 2 terzi, la loro intersezione è area 4 noni. La probabilità di A è 2 terzi, la probabilità di B è uguale a 2 terzi, ragione per cui la probabilità di A per la probabilità di B è uguale a 2 terzi per 2 terzi uguale a 4 noni. Ergo, dal punto di vista geometrico, questi due elementi sono indipendenti tra di loro. Ma non è quello che voi vi immaginereste come elementi indipendenti, no? Perché uno, per qualche ragione cognitiva, pensa agli elementi indipendenti che devono stare staccati. No, significa che stanno in una certa specifica relazione tra di loro. Quindi questo è il messaggio che dovete portare a casa. Per esempio, anche questi due elementi sono indipendenti. Tra l'altro, l'indipendenza non è una relazione che implichi quindi unicità. Ci sono più elementi che possono essere indipendenti tra di loro, ci sono solo due elementi che possono essere indipendenti tra di loro, per esempio questo B e questo A, questo B che sarebbe un B' in questo caso, perché l'altro avevamo chiamato B, no? È anch'esso indipendente da A, o viceversa. Questi non sono indipendenti tra di loro. Dunque, a quali indicazioni siamo arrivati? A, 4 indicazioni da ricordare. La probabilità è una teoria assiomatica. Si può considerare la probabilità di più eventi in contemporanea. Questa si chiama probabilità congiunta. Quando certi eventi sono particolarmente sono in relazione tra di loro, possiamo considerare la probabilità condizionale. La probabilità condizionale nella sostanza significa una rinormalizzazione fatta in modo particolare dello spazio degli eventi rispetto agli elementi che si sanno dovranno, sono o avvengono. C'è il concetto di indipendenza statistica, che è un particolare concetto che è molto utile per calcolare le probabilità, perché posso ridurre il calcolo delle probabilità congiunte, di una probabilità congiunta che altrimenti non so come fare, al prodotto delle singole probabilità, dei singoli eventi. Nella teoria delle probabilità è sempre assunto che io possa fare dei random sampling, le scelte casuali dei miei elementi. Però la teoria assiomatica non dice che cos'è una sequenza casuale. Per capire che cos'è una scelta casuale, si è dovuto lavorare un po' di più. Lo stesso Kolmogorov ha dato delle definizioni, e chi vuole saperne di più si vada a leggere questo cose qua che cliccabile quando scaricate le slide. Cos'è una sequenza casuale? E questa parte l'abbiamo finita.